La città ha origini antichissime databili al VII secolo a.C., quando la Valle Ternana doveva essere effettivamente occupata da una serie di villaggi sorti nella prima età del ferro, come è testimoniato dagli importanti ritrovamenti della necropoli delle acciaierie. Circondata da verdi colline, Terni si estende in una vasta pianura alla confluenza del fiume Serra con il fiume Nera. Da qui il suo antico nome latino di Interamna Nahars, terra tra i fiumi. Quando divenne tra i più importanti municipi romani attraversati dalla Via Flaminia, come testimoniano in particolare i resti dell'anfiteatro che poteva contenere fino a 10.000 spettatori e le antiche mura. La Terni di oggi, dalla forte connotazione industriale e moderna, conserva memoria del suo passato presso il Museo Archeologico Claudia Giontella, con reperti preromani provenienti dalle necropoli e dal santuario di Monte Torre Maggiore e testimonianze epigrafiche e figurative comprese tra la tarda età repubblicana e quella imperiale. Di recente collocazione il Telamone, un'imponente statua in marmo bianco forse attribuibile ad età imperiale. La cinta muraria parzialmente conservata, così come alcuni torrioni e due porte di accesso di Sant'Angelo e Spoletina, rappresentano i segni tangibili della Terni medievale. Una fase con un notevole sviluppo edilizio compromesso dai danni bellici. Tra le testimonianze meglio conservate meritano una visita a Palazzo Mazzancolli, Torre Barbarasa, l'ex Palazzo Comunale, il Santuario di San Francesco, la Cripta del Duomo e le chiese di San Salvatore, Sant'Alò, San Pietro, San Lorenzo e San Cristoforo. La città rinascimentale con le grandi famiglie gentilizie vide la presenza di artisti quali Domenico Fontana, Antonio da San Gallo il Giovane, il Vignola, che firmano i più bei palazzi nobiliari, Bianchini Riccardi, Mastrozzi Magroni, Possenti, Pressio Colonnese, Sciamanna, Manassei, Pier Felici, Alberici. Nella Cappella Paradisi a San Francesco si trova invece il più importante ciclo pittorico umbro della metà del XV secolo, il Giudizio Universale di Bartolomeo di Tommaso da Foligno. Fra 500 e 600 imponenti lavori sono compiuti nella cattedrale. Vengono infatti eretti la nuova grandiosa tribuna e il campanile, così come si presentano ai nostri occhi. Risale al 600 anche la ricostruzione della Basilica di San Valentino, nel luogo dove sorgeva l'antico edificio paleocristiano e che custodisce le reliquie del santo. Nel 700 molti edifici vennero rinnovati, tra i quali Palazzo Manassei, Carrara, Fabrizi e Gazzoli. A partire dal XIX secolo, Terni sviluppò la sua vocazione industriale con la nascita della fabbrica d'armi e delle acciaierie. A ricordarcelo è la grande pressa da 12.000 tonnellate ben visibile uscendo dalla stazione ferroviaria, ma anche una serie di fabbriche dismesse: Bosco, Iutificio Centurini, Lanificio Gruber e Siri. Quest'ultima è stata riconvertita da diversi anni nel CAOS, Centro Arti Opificio Siri, un grande spazio dedicato alla cultura che comprende il Teatro Sergio Secci, il Museo Archeologico e il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea Aurelio De Felice, dove trovano spazio anche opere di Pier Matteo D'Amelia e Benozzo Gozzoli, oltre a contemporanei quali Turcato, Mastroianni, Pomodoro e Severini. Completa l'esposizione la ricchissima collezione di grafiche di Chagall, Miró, Léger, Kandinsky, Braque, Picasso e molti altri. Nel museo vi è una sezione dedicata al pittore Orneo Remetelli e l'importante raccolta di opere dello scultore Aurelio De Felice. Terni è anche un interessantissimo museo all'aperto, con una ricchissima proposta fra cui l'Obelisco di Arnaldo Pomodoro, l'Hyperion di Agapito Miniucchi, l'Abbraccio Eterno di Marc Costabi. La città contemporanea risente dell'opera del noto architetto Mario Ridolfi, fondamentale per la ricostruzione di Terni nel dopoguerra, con interventi orientati a creare una nuova immagine, rimodellando il centro antico, ridisegnando gli spazi funzionali, rivalutando le periferie. Ma è nei suoi dintorni che la città è capace di sorprenderti, dalla spettacolare e nota cascata delle Marmore
Con i suoi affascinanti sentieri da percorrere per ammirare l'impeto delle acque e scenari da fiaba, all'area archeologica di Carsule, fiorente municipio in epoca augustea, i cui resti sono incastonati in un contesto naturalistico unico e imperdibile. E poi ancora il lago di Piediluco, un gioiello immerso nel verde con il suo antico e caratteristico centro abitato, la Valserra e la Val Nerina, che fanno da cornice al torrente Serra e al fiume Nera, con una spettacolare alternanza di montagne e gole coperte da ricca vegetazione, borghi arroccati con tutto il loro fascino, pianure verdi e coltivate. Come dimenticare poi il piccolo gioiello di Colle Scipoli, i suoi pregevoli palazzi gentilizi e la collegiata di Santa Maria con il rarissimo organo Hermans. E per concludere, Cesi, in posizione privilegiata a dominare la Valle Ternana, uno scrigno di belle opere architettoniche e artistiche che si aprono agli occhi del visitatore non appena entra nel borgo. Ma Cesi è anche il punto di partenza di alcuni itinerari che attraversano le propaggini meridionali dei Monti Martani. I magnifici panorami che si aprono intorno da soli meritano un'escursione. E si scopriranno anche i segni lasciati dalle popolazioni che si insediarono in questi luoghi nel corso del tempo. Questo contesto, unico nel suo insieme, ha fatto sì che il territorio sia diventato nel tempo un riferimento per la pratica degli sport outdoor come rafting, torrentismo, kayak, downhill, mountain bike e arrampicata, ma anche più semplicemente per passeggiate a piedi, in bici e a cavallo.